ragazzi e benvenuti su Castube Drums. Oggi vi voglio parlare di accordatura, vi voglio spiegare come accordare la vostra batteria quando andate a cambiare le pelli, quando andate a fare delle cose eccetera eccetera eccetera. Voglio spiegarvi come fare a far suonare i vostri tamburi bene e per farlo, per spiegarvi tutto, userò questa batteria economica della Tamburo che già avete visto in un altro video che vi lascio comunque qui sotto in descrizione, che mi ha mandato strumentimusicali.net. strumentimusicali.net mi ha mandato quest'altro pacco qua. Qui dentro c'è tutto quello che serve per il video di oggi, quindi non sto tanto a rompervi le scatole a dirvi cose, a parte ricordarvi di iscrivervi al canale e di fare tutte le cose che dovete fare, già lo sapete, ma tanti di voi non si iscrivono, quindi questo è male e iscrivetevi. Detto questo, sigla, così poi partiamo subito. Dai. Subito ad aprire questo pacco qui molto grande, che in realtà è molto leggero, ma è molto grande, molto leggero. Adesso vi spiego il perché, quindi prendo il taglierino e vado a aprirlo. Allora, qui dentro troviamo delle pelli e basta, direi, perché qui poi ci sono cose. Ho trovato per prima cosa una Emperor da 10 pollici, una Emperor da 12 pollici, una Emperor da 14 pollici e una Ambassador da 14 pollici. Allora, questo è tutto quello che c'è nel video di oggi. Sembra poco, in realtà c'è tantissimo, perché vi devo spiegare veramente tantissime cose in questo video. Quindi andiamo subito, così almeno partiamo, vi spiego un po' come funziona l'accordatura, vi spiego il perché ho deciso di prendere queste pelli, perché le Emperor, come funzionano e cosa sono, perché c'è un Ambassador tra tutte le Emperor, vi spiego tutto, adesso vi spiego tutto, tranquilli. Queste due tipologie di pelli qua, le Emperor e le Ambassador, sono tra le più utilizzate fra tutti i batteristi. Le Ambassador le avete già anche viste in un altro video che vi lascio, anzi qui sopra in una scheda, non in descrizione, ma qui sopra in una scheda vi lascio l'altro video dove vi facevo vedere un po' di pelli Remo. Ma in pratica ho deciso di prendere questa Ambassador da 14 pollici, questa, per il mio rullante. L'Ambassador è una pelle utilizzatissima sempre. Si utilizza sui rullanti, si utilizza sui tom, sui timpani, sulle casse non si utilizza più, si utilizzava qualche anno fa, ma non più. E praticamente questa pelle perché è una figata? Perché in realtà è la pelle normale, la pelle classica della Remo, è monostrato, cioè fatta solamente da uno strato di Mylar, spesso 10 mils, i mils sono i millesimi di pollice. E in pratica la figata di questa pelle è che, essendo monostrato, ha un buonissimo attacco, però riesce comunque ad avere sempre il corpo giusto e gli dà quella presenza e quel volume, soprattutto perché ha molto volume questa pelle, che serve ai tom, che serve ai timpani, ma soprattutto che serve al rullante. Il fatto di avere così tanto attacco fa sì che questa pelle sia la pelle perfetta e la pelle più versatile per rullante. Quindi Ambassador per rullante è ottima, ma provatela anche sugli altri tamburi. Invece per gli altri tamburi ho deciso di non prendere Ambassador, ma di prendere Emperor. Praticamente la Emperor, come funziona la Emperor, anzi che essere monostrato e doppio strato, quindi praticamente è formata da due strati di Mylar spessi 7 mils, ovviamente spessi un pochettino meno di un Ambassador normale, perché avere due strati da 10 mils come quelli dell'Ambassador sarebbe un po' troppo. Il fatto è che, essendo doppio strato, ci permette di avere un suono un po' più caldo e un pochettino più basso anche di intonazione, un filo meno volume, però quello non si sente quasi. Ma la figata vera è che noi possiamo avere un suono più basso, più corposo. Per questo ho deciso Emperor e per questo molto spesso io uso Emperor sia sui tom sia sui timpani, perché mi piace che sia bello ciccioso, bello basso il suono, e con questo riusciamo ad avere molti tipi di accordature, anche accordature alte. Ma se andiamo un pochettino più giù come intonazione, questa pelle dà veramente il meglio di sé. Oltre a questo, ultima cosa, poi partiamo con l'accordatura, ho scelto di prendere sabbiate, poi vi spiegherò magari meglio anche in un altro video, ma ho deciso di prendere le pelli sabbiate perché di solito le pelli esistono uguali, sabbiate e clear, nel senso esistono le Emperor sabbiate, le Emperor clear, le Ambassador sabbiate, le Ambassador clear, e in pratica la differenza sostanziale è che le clear hanno un po' più attacco,
l'attacco. Quando andiamo a suonare con la bacchetta, l'attacco che gli dà la bacchetta è molto più presente e fa sì che il suono sia un pochettino più chiaro. Invece nel momento in cui noi andiamo a mettere le sabbiate, perdiamo un filino di quell'attacco, però andiamo ad avere un suono più corposo e soprattutto anche molto più controllato. Quindi lì in realtà dipende poi voi da che esigenze avete. Clear, sabbiata, dipende un po' da voi. Detto questo, allora facciamo una roba un po' particolare dal solito, dato che, come avrete letto dal titolo e ancora direte ma non c'è ancora spiegato nulla, voglio spiegarvi oggi un trucchetto per riuscire ad accordare in maniera abbastanza semplice qualsiasi tamburo, che sia rullante, tom, timpani, qualsiasi. Non facciamo come al solito che partiamo dal rullante, perché tutti partono dal rullante. Oggi partirò dal timpano, che è quello di solito che rompe un po' più le scatole. Quando bisogna accordare la batteria poi arriviamo al timpano, è sempre un casino perché risuona dappertutto e non riusciamo a gestirlo. Vado un po' più indietro con la telecamera e partiamo dal timpano. Per accordare il timpano, ma per accordare qualsiasi cosa nella maniera corretta, la prima cosa da fare, vabbè, a parte togliere la pelle sopra del timpano, quello è per forza, perché poi dobbiamo andarla a cambiare. La prima cosa veramente importante è quella di andare a lavorare sulla pelle sotto del timpano, sulla pelle risonante. Quindi il consiglio che vi do, sia se andate a cambiare anche la risonante, sia se tenete la stessa, è quella di mollarla completamente. So che non è una cosa che fa bene alle pelli, quella di essere mollate completamente per poi essere ritirate, però quando andate a cambiare completamente una pelle è importante farlo. Quindi mollatela completamente finché riuscite a girare tutte le viti con le dita. Quando riuscite a girare tutte le viti con le dita, fate in questo modo: tirate le viti sempre cercando di tirarle a X, nel senso, se tirate questa vite qua, tirate anche la vite opposta e la tirate con le mani il più possibile. Cercate di tirarla finché riuscite con le mani, cioè con le dita. Dopo andate a quelle vicino, basta tirare sempre le viti opposte in questo modo, e poi ancora le ultime due, e le tirate il più possibile. La prima cosa è questa, facciamo così: vi metto un microfono così potete sentire quello che sto facendo, vi metto un panoramico, mettiamo un panoramico. Adesso, dopo aver fatto questo, è vero, non è una cosa super super precisa, però più o meno dovremmo avere una stessa tensione circa. Poi ovviamente il modo perfetto, super meticoloso di farlo sarebbe quello di andare a sentire come suona ad ogni chiavetta, ad ogni angolazione, il mio timpano o il mio tamburo, qualsiasi tamburo sia. Il fatto è che una cosa, è vero che è una cosa molto più precisa, però è una cosa molto più difficile da fare e più che altro ci vuole molto più tempo. Quindi vediamo se così riusciamo a gestire tutto bene. Adesso, avendo teoricamente tutto tirato nello stesso modo, andiamo a dare mezzo giro di chiavetta a tutto, che poi potrebbe bastare come no, ma questo lo vedremo dopo, sempre a X mi raccomando. E per adesso basta, giriamo il timpano e andiamo a lavorare sulla pelle battente, cioè sulla nostra nuova pelle. Praticamente andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto sulla risonante, nel senso, prendiamo il nostro cerchio, la nostra pelle nuova, e andiamo a posizionare la pelle sul timpano e poi posizioniamo ovviamente anche il cerchio. La prima cosa da fare è quella di tirare con le dita sempre vite opposte, quindi ne tiri una e poi tiriamo quella opposta, poi passiamo a quelle dopo, sempre opposte, cerchiamo di tirarla il più possibile. E poi infine le ultime due. E adesso andiamo a vedere come suona. Ok, ovviamente non suona male, però non suona. Quindi adesso proviamo a dare anche mezzo giro alla pelle sopra. Gli ho dato mezzo giro, vediamo come suona. Sicuramente meglio. Il consiglio che vi do è quello di tenere sempre la pelle sotto un pochettino più tirata di quella sopra. Quindi adesso abbiamo tirato le due pelli, sia quella sopra sia quella sotto, con le mani, e poi a tutte e due le pelli abbiamo dato mezzo giro. Adesso proviamo a fare così: proviamo a tirare su un po' tutti e due, diamo mezzo giro a quella sopra e un giro e un quarto a quella sotto. Vediamo, potrebbe essere troppo. Ok, proviamo. Non è male, ma forse un filino troppo. Poi in realtà dipende molto dai gusti, perché non è così male, per quanto mi riguarda è un po' troppo acuto. Quindi vado a mollare di un quarto. Come vedete, alla fine faccio sempre la stessa cosa su tutta la pelle. Quindi se io mollo un quarto una vite, devo mollare di un quarto tutte, in modo tale da cercare di avere sempre la stessa tensione. Provo a mollarla solo sopra per adesso, poi vedo se devo andare ad agire anche sotto.
Direi che non è per niente male questo timpano, anzi suona veramente molto 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 bene. Quindi adesso facciamo così, vi spiego un attimo, ricapitoliamo un attimo tutto quello che ho fatto per arrivare ad avere il timpano che suona in questo modo in pochi minuti. In realtà è molto semplice. Quindi la figata di questo metodo è che è veramente super 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 semplice, chiunque lo può fare, anche chi ha le prime armi. E l'idea qual è? Vi voglio un attimo rispiegare bene quali sono tutti i passi, perché magari qualcuno ve lo siete persi, eccetera eccetera. Quindi in pratica la pelle sopra e la pelle sotto, cioè pelle battente e pelle risonante, sono trattate tutte e due nello stesso modo. Poi ovviamente, come vi ho detto, la pelle sotto su tutto, sia sul timpano sia sui tom, anche sul durlante lo vediamo perché ha qualcosina in più, però per quanto riguarda tom e timpani funziona nello stesso modo. La pelle sotto deve essere sempre più tirata, poi ci sono vari tipi di accordatura, però il consiglio che vi do io è quello di lasciare sempre la pelle risonante un po' più tirata di quella battente. Sia per quella battente sia per quella risonante dovete mollare tutte le viti, anche se la pelle risonante tenete la stessa e quindi è già montata, rimollate tutte le viti da zero. Nel momento in cui avete mollato tutte le viti, andate a tirare le viti opposte con le dita e cercate di tirarle più possibile, più che riuscite, ma solamente con le dita. Dopo aver fatto questa cosa, provate a dare, io di solito provo a dare mezzo giro già con la chiavetta ovviamente, ma tutte le viti sempre incrociando, quindi vado di qua, vado a quella opposta, poi vado da un'altra parte, vado a quella opposta, eccetera. Dopo aver fatto questo sulla risonante, vado a fare la stessa identica cosa sulla battente. Mollo tutto, giro con le mani, poi do mezzo giro di chiavetta e poi provo a suonarlo e vedo che cosa succede. Lì poi incomincia un po' anche a esserci il gusto personale, perché a qualcuno piace più acuto, a qualcuno piace più basso. Come sapete, a me piacciono molto le intonazioni basse, quindi io non sono stato a tirare tantissimo il timpano oggi, perché ovviamente per riuscire ad avere un'intonazione bassa non dobbiamo tirare molto con le viti, ma dobbiamo lasciare tra virgolette più svitati i tamburi. Quello che ho fatto oggi alla fine, dopo alcune prove diciamo, è stato quello di andare a tirare ancora la pelle sotto di mezzo giro più un quarto. Quindi tutte le viti sotto ho fatto mezzo giro e poi ho ancora fatto un quarto di giro, mentre le viti della pelle sopra, mentre le viti della pelle battente, solamente mezzo giro. Quindi come potete vedere, la pelle sotto anche di poco, ma è un pochettino più tirata, solamente di un quarto di giro. Ma fidatevi che nell'accordatura un quarto di giro dato a tutte le viti non è poco per niente, anzi non vogliate per forza fare quarti di giro. Se vedete che vi serve un ottavo di giro, fate un ottavo, cioè non preoccupatevi. Però comunque l'idea è questa: dopo che avete tirato tutto con le mani, è importante far fare sempre lo stesso numero di giri di chiavetta ovviamente a tutte le viti sopra o tutte le viti sotto. Non date due giri a una vite e poi all'altra opposta solo metà giro, cioè quella cosa lì non va bene mai. Quindi come vi ho detto, monto i tom, vado a accordare il rullante e poi vi faccio sentire tutto insieme ovviamente. Per quanto riguarda il rullante, dobbiamo fare attenzione ad alcune cose in più rispetto ai tom e al timpano, perché per prima cosa nel rullante la pelle sotto ha un compito molto 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 importante, deve essere tirata veramente bene e soprattutto nella maniera giusta, in modo tale che la cordiera risponda bene ai nostri colpi. E più che altro la cosa che si collega a questo è la questione dinamica, nel senso dobbiamo fare molta attenzione non solamente a come suonano i colpi forte, come magari potevamo fare su tom e timpano, ma dobbiamo stare attenti a qualsiasi minimo dettaglio, perché anche una piccola ghost sul rullante si deve sentire bene. Quindi in realtà nel rullante fate la stessa identica cosa: cominciate togliendo tutto quanto, molliamo tutto. Mi sono dimenticato, ma sarebbe una cosa buona da fare, quella di togliere direttamente la pelle sopra. Tanto la pelle sopra dobbiamo toglierla in qualsiasi caso. Ok, arrivati a questo punto, come vi dicevo, la cosa da fare è sempre la stessa. Quindi cominciate tirando le viti opposte finché potete con le dita. Dopo aver fatto questo, il consiglio che vi do: prima abbiamo tirato di mezzo giro, essendo la pelle risonante del rullante e dovendo essere per forza abbastanza tirata per riuscire ad avere la sensibilità giusta, soprattutto per quanto riguarda le ghost, tiriamo almeno di un giro. Giriamo il rullante dall'altra parte e andiamo a fare la stessa identica cosa. Come vedete, faccio sempre la stessa cosa ai tamburi e poi dopo vado ad agire. In questo modo, andando a trattarli nello stesso modo, avrò più o meno la stessa accordatura. Quindi stessa identica roba, gli metto il cerchio, vado a tirare le viti con le mani e poi dopo aver tirato tutto con le mani vado anche qui a dare un giro di chiavetta a tutte
le viti. Se non vedete come suona, ricordatevi che sto usando sempre solo i panoramici, non ho ancora microfonato niente dalla batteria, ho solo i due panoramici, sentite di lì. In realtà non è neanche così male, però ovviamente è ancora da tirare. Più che altro l'abbiamo lasciato uguale come tiraggio sopra e sotto, quindi dobbiamo andare a tirare sotto di sicuro. Una cosa che vi dico assolutamente è quella che non basterà tirare poco di più sotto sul rullante, soprattutto se volete una cordatura alta. Quindi andiamo a tirare pure tranquillamente di un giro completo sotto e vediamo come suona. Già che ci siamo, tanto già so che andrà così, poi ovviamente lì dovete fare un po' di prove. Andiamo a dare anche mezzo giro sopra. Voglio tirarlo abbastanza oggi il rullante, quindi tiriamo mezzo giro anche sopra. Ancora troppo poco. Diamo ancora mezzo giro sopra e mezzo giro sotto. Comincia a non essere per niente male. Le Ghost e come si comporta la cordiera mi piace molto. Sopra in realtà più o meno, soprattutto se suono con rimshot. Quindi provo ancora a tirare di un quarto di giro. Ovviamente sempre su tutte le viti. Quindi metto i microfoni e vi faccio sentire tutto microfonato bene, perché come vi ho detto prima stavate sentendo solo i panoramici, solamente i panoramici e basta. Adesso montiamo i microfoni al volo e vi faccio sentire come suona veramente questa batteria con tutte le nuove pelli. Ragazzi, anche il video di oggi può finire qua, spero vi sia piaciuto, spero vi sia servito più che altro anche a capire che accordare la batteria non è sempre così difficile, nel senso ci sono vari metodi, ovviamente quelli più difficili, quelli più semplici, quelli che funzionano meglio, quelli che funzionano peggio, però non è una cosa solo per pochi, tante volte c'è la cosa di pensare, ok, accordare la batteria è difficile, ce la fa solo chi suona già da tempo, chi è già bravo, no, in realtà tutti possiamo accordarci la batteria ed è importante che tutti sappiamo accordarci la batteria almeno un minimo per riuscire comunque a suonare uno strumento che suoni e non uno strumento che invece faccia schifo, perché alla fine in questo momento, come avete potuto anche vedere oggi, le batterie ormai suonano, nel senso anche le batterie economiche, se gli montiamo le pelli giuste come ad esempio queste qua, suonano bene, possiamo farci qualsiasi cosa, sono super versatili, possiamo utilizzarle non solo per studiare, anche per andare a suonare live eccetera eccetera eccetera, per registrare, fare cose. Quindi tutto questo per dire che l'accordatura è importante. Una cosa che non vi ho detto è la pelle della cassa. Oggi non ve l'ho fatta vedere, ovviamente se volete alcuni consigli sulla pelle della cassa, se volete alcuni consigli sull'accordatura della cassa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, magari faremo un video apposito per l'accordatura della cassa, perché ogni tanto me la chiedete, però non è così semplice, non è standard, quindi bisogna parlare un po' di più, secondo me ha bisogno di un video dedicato. Quindi comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti un po' cosa ne pensate. Vi lascio qui sotto comunque alcune pelli per la cassa che possono funzionare bene. Ci sono un po' di pelli anche sempre della Remo che funzionano bene, ve ne lascio qualcuna qui sotto in descrizione. Poi come vi ho detto magari vi parlerò di pelli di cassa, di accordatura della cassa, ma lo faremo più avanti, tranquilli. Io con questo vi ricordo dell'articolo che c'è qui sotto, ci sono spiegate un pochettino di cose, quindi mi raccomando andate a leggerlo, lo trovate qui in descrizione. Voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net per avermi mandato queste pelli, per avermi dato la possibilità di ripellare questa batteria in modo tale da farla suonare ancora il doppio di quello che già suonava. E con questo basta, io vi saluto qua e vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram e Facebook, di fare tutte le cose che dovete fare e ci vediamo al prossimo video. Ciao.